Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Isola dei Famosi, puntata dopo puntata i naufraghi appaiono sempre più stanchi e magri, qualcuno di loro più di altri. Punta allarme rosso intervengono. Nonostante la loro sofferenza lo show continua a intrattenere e a tenere incollati i telespettatori allo schermo della TV. In studio quest'anno Nicola Savino e Vladimir Luxuria mantengono alta l'attenzione con battute divertenti ed osservazioni astute che aprono gli occhi dei telespettatori e che spesso innervosiscono i naufraghi. Ilary Blasi e Alvin, co-conduttori a distanza, commettono gaffe continue che danno di che parlare agli utenti social, in particolar modo su Twitter dove il programma è costantemente primo in tendenza. Quest'edizione sta andando avanti tra liti, disagi, distacchi, discussioni, polemiche, ritiri e non pochi malori che hanno costretto già vari naufraghi ad abbandonare l'Isola dei Famosi in anticipo. In questi giorni probabilmente ci saranno dei nuovi ingressi dato che l'Isola dei Famosi proseguirà non più fino alla fine di maggio ma fino alla fine di giugno, per la prima volta nella storia del reality. Entreranno a far parte del cast due donne che daranno filo da torcere ai concorrenti. Uno dei nomi più caldi è quello di Mercedes Envier che ha già partecipato all'Isola qualche anno fa mostrando di essere agguerrita. Isola dei Famosi ex naufrago. Isola dei Famosi, uno dei naufraghi sta male, i medici decideranno se rimandarlo a casa. Tra i naufraghi più sofferenti di quest'edizione c'è lui, Nicolas Vaporidis. Tutti lo conoscono come il ragazzo della porta accanto anche perché in molti film ha interpretato ruoli di giovani in cui molti ragazzi si sono rivisti. Poi piano piano si è allontanato dal cinema. È tornato sotto le luci dei riflettori rispondendo positivamente alla proposta di Ilary Blasi per la partecipazione al reality di Canale 5. L'attore ha più volte affermato di sentirsi in difficoltà, ma d'altronde si sa che l'isola non è una delle esperienze più facili perché i nervi vengono messi costantemente a dura prova. Lo stress per il sole cocente e per la fame opprimente è sempre tantissimo. A tutto si aggiunge anche il problema della convivenza forzata che non è da sottovalutare. Ad ogni modo i telespettatori si sono accorti, in modo particolare durante la prova dell'uomo vitruviano, che l'attore è dimagrito pericolosamente tanto da mettere in bella mostra le ossa e le costole. Infatti la redazione in questi giorni è intervenuta per sottoporlo a degli accertamenti. Adesso saranno i medici a decidere se farlo rimanere o rimandarlo a casa per farlo rimettere in forma. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.